Fai mettere tutti i fasi. Quanto pane state distribuendo? 2000 pezzi di pane, distribuito dalla Confcommercio di Napoli. Approfittano della nostra ignoranza, ma non perché si misciema, approfittano della nostra ignoranza che si politica, che loro il potere comunque tenono, i soldi tenono, il potere c'hanno e ci pigliano proprio per una pagnotta di pane. Intanto signora, c'è gente che se lo prende però. No, ma non ci avessimo accostato proprio a ci pigliare. Noi stiamo in pigna secca, vendiamo la frutta e la verdura, non veniamo niente più. Stanno mangiando dei miliardi, ma c'hanno lo pane, perché ce l'hanno i soldi? Questo si faceva al tempo della guerra, quando si mangiava con la tessera. Questo è un segno di miseria che ci vogliono ovviamente portare alla miseria. Ma questo voleva essere un gesto simbolico per stare insieme, perché il pane lo prendo pure io e lo porto a casa, non è che noi lo diamo perché, per qualche atto di carità e quant'altro, assolutamente. Per significare che oggi anche il pane forse è difficile da andare ad acquistare.